Innanzitutto, diciamo, volevo dire, mi sono meravigliato quando sono stato inserito al tavolo dei relatori. No, io sono l'unico escluso in questo libro, sono stato invitato. Ho pensato, Nando è stato Luce e Nando hanno fatto una carineria nei miei confronti e mi hanno portato al tavolo dei relatori. Poi invece mi è stato spiegato, sono qui proprio perché per capire il motivo per cui noi dei Comitati Due Sicilie non eravamo stati inseriti nel libro. Se diciamo qualcosa che lo sai, vengo dalla montagna, qualcosa ho capito. C'era qualche modulo che è stato spedito, forse non sarà arrivato, sarà fermato per strada. Quello che dicevi tu del neoborbonismo, io amo il mio trascorso neoborbonico. Perché è stata una fucina importante, ti spiego. Ogni volta, l'unica frase che conosco dal 2000, quando sono entrato in questo gioco ad oggi, è: noi vogliamo preparare la classe dirigente. Ecco, immodestamente, Fiore Marro ha fatto parte di partiti nazionali, ha fatto campagne non solo culturali, ha tentato di sdoganare il monarchismo, diciamo, folcloristico a una cosa un poco più terragna. Immodestamente potrebbe risultare uno di quella famosa classe dirigente che è stata creata da questa fucina, questa sorta di fucina che è il movimento Neo-Borbone. Non è stato così, perché chiunque fuoriesce da quella situazione poi diventa, diciamo, il venduto. Io mi ricordo delle frasi nel momento in cui Antonio Milo, che voi napoletani conoscete, mi chiamò per invitare il mio gruppo a far parte di MPA. Noi facemmo un sondaggio interno che tu conosci delle persone che aderirono al progetto CDS e il 70% disse proviamoci. Eravamo usciti dall'associazione culturale neoborbonica perché c'era un re, a Arigina, a Curone, Usciaraballa, a Parrucca, e loro, diciamo, tanti non riuscirono a ritrovarsi in questa faccenda e siamo usciti da questa cosa senza voler fare male, senza nulla. Era solamente un progetto un po' più largo. Comitati Due Sicilie nasceva perché la nostra era forse esageratamente una speranza, quella di creare quello che amo dire sempre: non siamo un partito, siamo una nazione. L'idea era di inglobare tutto il mondo meridionalista, non solo borbonico, in un solo progetto. E poi, diciamo, c'erano dei cavalli di razza politici, come dice, che dovevamo lanciare in politica. C'erano dei ricercatori eccezionali come Valentino Romano, che faceva la sua ricerca storica. C'erano persone che si occupavano di ambiente come Pasquale Costaioli, che qualcuno di voi conosce. L'idea era proprio quella: creare una nazione senza Stato. Purtroppo non fu compresa dai più questa cosa e ci ritrovammo quattro gatti, a Formia eravamo 20 persone. Se andate a vedere il video di quel giorno, c'era Dicea con noi, era uno dei pochi, diciamo, che quel giorno fu presente alla nascita di questo progetto. Un poco alla volta poi siamo andati avanti e tutto sommato non possiamo lamentarci perché abbiamo un poco aperto un po' di situazioni non solo nelle due Sicilie ma anche nella terza Sicilia. E dicevo, Milo ci chiama e ci invita a partecipare a questa corsa elettorale del 2008. Il sondaggio dice sì, noi aderiamo e Arabo Decir. Non si è capito niente, di tutto e di più. Abbiamo venduto le bandiere, l'identità, abbiamo prostrato ai piedi di Vincenzo Scotti, che voi napoletani con qualche cappello bianco sapete chi è, abbiamo prostrato ai piedi di questa gente le bandiere delle due Sicilie. Le stesse identiche persone che l'anno scorso stavano ad applaudire al Duomo il cavalierato dato dal Borbone a Vincenzo Scotti e a Luigi Cesaro, Tic tac. cioè le stesse identiche persone che ci hanno buttato, scusatemi l'espressione, fango addosso, che la metà bastava, hanno dato l'ordine costantiniano a questa gente. Questo è il mondo che ci circonda, questo è ciò che capita in questo mondo. Io alcune volte, o qualche anno più di 10 anni fa, Giorgio Bocca, il simpatico Giorgio Bocca,
fece un libro, Viaggio attorno al sud, qualcosa del genere. Io atterrisco nel momento in cui, letto il libro di aprile, questo signore, meno male che è virgine, grazie a Dio, questo signore si prende la briga di venirsi a fare un viaggio al sud a conoscere de visu chi è stato immortalato in quel libro. Guarda, sono terrorizzato, dico, altro che altri 150 anni, qua ci vogliono 2000 anni per riprenderci, perché voi sapete benissimo ciò che accade. Quello è più bello perché quello è più biondo, no, quello è più corto, quello è più così. Io ho letto una risposta di questo nuovo gruppo su Facebook che dice: ma come mai non menzionate queste? Ma perché noi non è che potete menzionare, noi abbiamo deciso che sti qua non menzioniamo, questi altri non li menzioniamo. Ti sembra un fatto plausibile? Io credo di no. Io credo che bisogna davvero cominciare a seguire Facebook, perché io sono un fortunato, io come movimento ho un rappresentante a New York, uno a Parigi, uno a Malta, uno a Buenos Aires, Londra. rappresentanti in tutte le regioni italiane, da nord a sud, sezioni, uomini che si danno da fare, non solo in politica, nella ricerca, nell'ambiente, nello sport, dappertutto, come il progetto che era iniziato. E Facebook è stato importantissimo, importantissimo, perché ha fatto nascere delle amicizie. In sala vedo persone che fanno parte del nostro gruppo, che sono diventati CDS da Facebook, sono venuti a far parte di questo gruppo. Però c'è anche una miriade di idiozie, una miriade insopportabile di cazzate, scusatemi l'espressione, un piagnisteo continuo. Io leggo dei continui piangioni su tutto quello che questo cattivo nordici fa, questi cattivi hanno fatto questo. Bisogna reagire in maniera diversa, non è questo il modo di operare. E Facebook purtroppo crea anche questo. Purtroppo Facebook crea anche questo. Per quanto concerne la faccenda del neoborbonismo, e chiudo, io continuo ad amare quella casa, perché è stata casa mia, cioè io sono cresciuto, Ma ti anche io ripeto, avevo un giro di amore per continuo ad amare. Comunale. Sarei un ipocrita a dire che non ho sofferto il fatto che mi sono staccato e tutto il resto. Però, diciamo, poi il mondo va avanti, il mondo diventa insorgente, diventa altro, il sud ha bisogno di uomini che ci mettono la faccia, il coraggio. Io non ho mai avuto molto amore per la politica intesa come la facciamo adesso, però poi vedere delle persone